Tropic Hunter, vi propongo un video per far velocemente il trofeo cocco de di mamma. Bisogna fare 50 galline, dovete mettere in condizione le galline di stare bene, così loro si riproducono. Allora, come tutti i video, visto che non so se avete visto gli altri, vi faccio vedere come l'ho fatto io e come volete dove e come potreste farlo voi. Contenuto scaricabile, generatori, government subside, ok? Subsidi. Questo qua vi permette di avere soldi. Andate a cercare multi e scaricate Multi Fruit Boeing Station. Serve per comprare i mangimi senza diventare male. E andiamo. Attivateli col quadrato. 1 e 2. Ok raga, andiamo. Allora, mi raccomando, se avete intenzione di farlo velocemente come vi sto facendo vedere io e poi tranquillamente dedicarvi al gioco base, a fare tutto con calma, fate come dico io e vedete il mio video. Se no guardate il video e prendete solo spunti e basta. Questo serve per platinarlo velocemente e per fare i trofei più lunghi e più complicati, tra parentesi, in modo veloce. Ma voi potete farlo anche tranquillamente facendo campi e producendo il vostro materiale. Qui ci abbiamo Super Dog che vola, la nostra farm. Io ho comprato la farm un po' distante perché con pochi soldi ho potuto comprarmela qui sul campo 35, ma io vi consiglio, visto che questo è il mio la mia prova, di comprarla qui dove c'è il venditore, così comprate i trattori, comprate la roba, ce l'avete subito, e comprate il campo davanti, 56 M Creek è la mappa. Se comprate il campo 56 siete praticamente davanti. Questa è la mia mappa di prova e ho visto che funzionava tutto perfetto. Trofeo cocco de di mamma. Io ho comprato 2 pollai, quelli grossi, dopo vi faccio vedere anche come. Ho messo non mi fa comprare. Ho messo 50 galline l'una. Ho aspettato dandogli il frumento e basta, perché questo tipo di pollaio è meccanizzato, quindi non bisogna dargli l'acqua, si dà solo il frumento. Chiaramente, allora andiamo un attimo, ho comprato un trattore e un carretto, vedete che non ho messo sia uno qui che uno là. Voi mettete il multi-fruit vicino. Allora qui poi potete comunque andare avanti a vendere le uova, a fare tutto, però io vi consiglio di fare questo per fare il trofeo e poi giocate la vostra partita normalmente, raga, senza, andate al multi silos e ve lo riempie, quindi in un secondo riempite il carretto di frumento, l'ho portato vicino al silos, chiaramente io l'ho fatto un po' a cavolo, e quando ve lo richiede schiacciate solo il tasto per riempirlo. Vediamo anche questo qui, è la stessa cosa. Quando servirà il mangime basta schiacciare il tasto e fatto. Allora vi voglio far vedere proprio come farlo. Allora andate sul campo, andiamo sul campo 52 in questo caso, lo compro, ok raga, compriamo, no, allora compriamo un trattore
Io prenderei un Landini. Ok, compriamo un trattore Landini e un carretto. Possiamo prendere questo qui, tanto non serve tanto grosso. Ok. Perfetto, Landini. Andiamo, andiamo al campo 52 che abbiamo appena comprato, eh. Ma io vi consiglio di comprare questo qui davanti, così la strada che dovete fare è questa e questa siete già arrivati. Eccoci, eccoci qua. Perfetto. Adesso andiamo a comprare. Costruzione. Animali. Galline. Pollaio. Mettetelo dalla parte di qua, così è più pratico. No, così. Vabbè, potete metterlo come volete. Ok, pollaio comprato. Poi, attenzione, produzione, generatori, e mettete i cartelli, ok? Così vi danno soldi. E non dovete far fatica. L'altra cosa da fare che non mi ricordo più, no, l'altra cosa da fare è il multifruit, che dovrebbe essere nei silos. Non è nei silos. Produzione, penso, eh? Non mi ricordo mai, raga, dove è dentro. Vediamo in qua. No, animali. Altro. No. Qui è per fare il trofeo del cane. Se non l'avete ancora fatto, dovete mettere la cuccia e dargli da mangiare e accarezzare il cagnolino. Allora, edifici, capannoni. Vediamo un attimo perché dov'è il multi non me lo ricordo. Container forse. Eccolo qua, un container. Fate il vostro multi. Così, fate così, guardate ragazzi, vi serve il pollaio, il multi. Schiacciate prima R, non ricordo mai qual è, quello di destra. Frumento. L3. Portate il vostro carretto qui di fianco, che lo usate solo per questo, quindi non ha dovete fare solo il trofeo, poi il gioco base lo fate come volete. R1 triangolo. Ok, e avete fatto. E basta, tutto qua. Gli date da mangiare. Andiamo a comprare gli animali. Allora, adesso qui io non po', ma probabilmente sarà il pollaio 4. No, sarà il pollaio 3. Assolutamente no. Ma che pollaio? Le galline. Eh sì, pollaio. Pollo. Sarà il pollaio 1? Pollaio 7. Ma quanti pollaio ho?
Pollaio 7, tanto per dirvi, ragazzi. Allora, un altro consiglio: vedete le galline? Questa è età 0 mese, non vi passa più. L'unica che il gallo, l'unica che ha 6 mesi è questa. Quindi avete 360 posti per le galline. Io vi consiglio di comprarne, non so, 200. Cioè, dovete farne 50. Quindi fate 150 galline. Okay. E comprate un, non so, vabbè, fate 40 galli, ok, galli, dovete aspettare, poi andate, io ho fatto così nella mia farm, vedete, nella fattoria, schiacciate e aumentate di tempo. Chiaramente il tempo lo dovete settare su un giorno, un mese, che nell'altro video non ricordo di averlo fatto vedere, ve lo faccio vedere, un secondo, fate andare avanti e pian pianino ogni volta fate andare avanti così, vedete che hanno già consumato un po', un mese, un giorno, un mese, un giorno, voi avete le vostre galline che crescono, che fanno uova, e che fanno figli. Ci vuole un po' di tempo, eh? Mandate avanti il tempo se volete, come ho fatto io in questo momento adesso, e settate il tempo. Allora, vediamo un attimo se lo trovo subito. Eccolo qua. Giorni al mese, un giorno, ok? Questo qua. Fate un giorno così, ogni volta che saltate di 9 ore, vi salta praticamente un mese. E niente ragazzi, allora io vi saluto da Trofeo Cocco Dè di mamma. Vediamo se è giusto. Cocco Dè di mamma, Farming Simulator 2022. Marco Drums Games, vi ricordo di iscrivervi se vi piacciono i miei video tutorial di Trophy Hunter per i trofei della PlayStation e gli achievement della Xbox, che sono comunque uguali, cambia solo il nome, ma i trofei si fanno nello stesso modo. Di seguirmi anche sui social, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Discord, Telegram, Instagram e Twitter. Ma la cosa più importante è mettere un mi piace al video, commentare se avete bisogno di qualche informazione, qualche cosa, qualsiasi roba, anche solo per parlare con me. E attivate la campanellina, così siete sempre in contatto con me quando faccio le live. E mi raccomando di andare a vedere nella playlist di YouTube, che ci sono tutti i video di tutti i giochi, messi proprio in fila per nome del gioco. Da Marco Drums Games e le mie galline è tutto. Vi saluto, vi ricordo di portare gente sul canale, che più il canale cresce, più siamo, più ci divertiamo, più facciamo contenuti di qualità. Ciao a tutti amici miei, ciao a tutti raga, ciao a tutti ragazze, e al prossimo video, tutorial del Farming Simulator 2022 e di tanti tanti altri giochi. Soprattutto tante live, tanti day one e tanto divertimento insieme. Ciao ragazzi, alla prossima. Mitici!